Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso.
possiamo vivere ed agire sempre in quella carità che spinse il tuo figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vivrà con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Rendiamo grazie a Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. In quel tempo, per quelli che erano saliti per il culto durante
durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bersaglia di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità, io vi dico, se il tipo di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono venuto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente l'aveva udito, diceva che era stato un uomo. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora è il principe di questo mondo sarà gettato. Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fedeli, siamo alla quinta domenica di Quaresima, all'ultima di questo tempo di Quaresima, e in questa domenica la liturgia ci offre due immagini che vogliono quasi ricapitolare tutto il nostro cammino quaresimale scandito da queste cinque domeniche. La prima immagine è tratta dalla prima lettura, è l'immagine della nuova alleanza. È un'immagine, oserei dire, un po' giuridica, un po' teologica, ma in realtà è una immagine costitutiva di tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Quando si parla di alleanza, di patto, si intende un rapporto bilaterale tra un sovrano, un superiore e un inferiore. Si dice che nell'Antico Testamento lo scrittore sacro si sia ispirato per parlare dell'alleanza tra Dio e il popolo ai trattati di passaggio dell'ottavo secolo avanti Cristo. Comunque, detto questo, anche la scrittura parla di alleanza per significare un rapporto tra Dio e il popolo. Potrebbe sembrare un rapporto bilaterale. Ci sono i due contraenti dell'alleanza: da una parte del Signore, che impone delle clausole, delle norme da rispettare, da osservare, e dall'altra parte l'inferiore, che accetta questo accordo. In realtà, l'alleanza, così come concepita dalla scrittura, tra Dio e il popolo, tra Dio e l'uomo, è un'alleanza unilaterale. Sappiamo bene, la storia lo dimostra a sufficienza, quanto l'uomo sia infedele
in cui Dio
parlato della crocifissione dicendo: mentre voi potete vedermi per una ricerca vostra, sono io che vi farò vedere e vi farò vedere dall'alto della croce, innalzato. Thank you.
Dio, Padre di misericordia, che non smetti di soccorrere con la tua grazia la nostra umana fragilità, concedici di ottenere ciò che con fiducia possiamo chiedere e sperare. Per Cristo nostro Signore. Purificati nello spirito
alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci divisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Nicola ed Angela, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, San Nicola, San Domenico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non soffermi di farci parlare la mensa, ma ci sono santa, ma non guarda il mio sforzo. Thank you.
di sapienza e di fortezza, vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Perché ci sono tutti i pezzi di cena. Risen sei.